Un intervento importante, atteso da anni, da 10-11 anni. La nostra amministrazione praticamente si è insediata a giugno dell'anno scorso. Abbiamo affrontato il tema di Borgo Marina, vi ricorderete, problemi anche in relazione alle attività che si svolgevano, un presidio anche di gente che sicuramente non veniva solo per lavorare, c'erano problemi anche di ordine pubblico. E abbiamo tentato di rispondere insieme, non calando dall'alto come comune, ma facendo un progetto di riqualificazione urbana con le associazioni dei commercianti, con i residenti. Si dice, ma io l'avevo detto 10 anni fa, questo è un po' Rimini, no? Il braccino corto della critica e del noismo. Noi siamo venuti qua ad agosto, abbiamo cominciato a lavorare per la riqualificazione di un progetto condiviso a settembre-ottobre, poi c'è stato l'inverno, ha piovuto, lavoro in corso e oggi aprile inauguriamo un pezzo di città rinnovata. E anche l'idea della città del centro storico che abbiamo proposto ai riminesi un anno fa, che si sta realizzando, del centro storico che si apre ai borghi. C'è un progetto in corso di riqualificazione del Borgo Sant'Andrea, qui abbiamo realizzato un progetto di riqualificazione del Borgo Marina, quindi è quel pezzo di città che dal centro storico arriverà al mare. Bisogna riqualificare il passaggio di Viale Principe Amedeo per coniugare la Marina con il centro storico. Qui siamo in un asse fondamentale, Giovanni XXIII, la Fontana dei Quattro Cavalli, l'asse di Giovanni XXIII, Borgo Marina riqualificato, la Domus del Chirurgo. Poi stiamo lavorando con il Borgo San Giuliano, un progetto condiviso con la società dei borghi, con i residenti, per allargare il centro storico al Borgo San Giuliano, ancora le banchine del Porto Canale. Piccoli passi ma significativi. La bellezza attira bellezza, il degrado, chiama anche degrado di comportamenti, non solo degrado urbano. Quindi, mi verrebbe da dire che in un momento straordinariamente difficile di finanza pubblica, qui da Roma ci tagliano tutto, non possiamo spendere 100 euro per chiudere una buca in strada, siamo partiti prima delle manovre di Tremonti a settembre-ottobre e con un intenso lavoro, comune, commercianti, residenti, Antea, che è la nostra società che fa i lavori, oggi davvero è un motivo di soddisfazione per l'intera città. A dimostrare, e ho finito queste riflessioni, che una città è possibile, l'identità e la pluralità, nelle regole, chi viene per lavorare troverà accoglienza, chi viene per sgarrare verrà respinto. Ecco, l'identità, perché oggi ci sarà una grande festa alle 18 con i nostri pescatori che ci daranno i sardoni, il pesce azzurro, e magari qualcuno lo mangia con la piada e qualcuno ci spruzza sopra un po' di curry, perché la nostra è una città dove si parla romagnolo, di identità, ma è una città che si apre anche agli altri. Quindi ci saranno anche associazioni di immigrati che sono venuti qua a lavorare, che hanno le loro attività e che magari condiranno con le loro spezie i nostri sardoncini.